Per eseguire correttamente questo tutorial dovreste aver già fatto tutti i passaggi del video precedente in cui si registrava una o più impronte sul dispositivo. Pertanto, ora che abbiamo registrato le impronte seguendo le istruzioni del video precedente e annotato con quale ID sono identificate le stesse, passiamo allo svolgimento di questo progetto. Per poter proseguire con questo tutorial dovreste aver già scaricato il file in allegato Fingerprint LED. Una volta caricato sulla IDE di Arduino, dobbiamo andare a vedere se l'ID che abbiamo noi già registrato sul lettore di impronte corrispondono a quelli presenti. Gli identificativi attivi sono l'1 e il 2, che corrispondono al pin 12 e 13 per accendere il nostro LED. Quindi, se voi avete utilizzato in precedenza valori diversi per registrare le impronte, vi ricordate, vi ho detto, questo dispositivo può registrare fino a 127 impronte? Quindi, con quale identificativo avete registrato la vostra impronta? Basta semplicemente cambiare il numero 1 con il numero con il quale avete registrato la vostra impronta e utilizzare il pin 12 per accendere il LED, oppure semplicemente ripetete l'operazione utilizzando 1 e 2 per registrare una o più impronte, così potete usare questo sketch tranquillamente. Ok, una volta fatto questo cambio di ID, se necessario, caricate tutto su Arduino e non vi resta che provare il tutto. Thank you.